Ciao Vets, questo è il tradizionale settimanale video su American Gods che arriva sempre più in ritardo di settimana in settimana. Mi ha consolato vedere che l'anno scorso mi è capitato di fare due episodi in uno, quindi non escludo che questo possa succedere anche durante le review di questa seconda stagione di American Gods, specialmente quando, come in questo caso, le afferenze al libro siano piuttosto esili, tutto sommato. Sai che a me questo terzo episodio è piaciuto molto. Guarda, non so perché il primo io l'abbia giudicato così aspramente, mi viene il dubbio che fosse veramente solo una questione di aspettative. Cioè, il mio problema è che guardo American Gods aspettandomi forse un po' troppi miracoli, dopo tutto. Forse potrei guardarlo con un approccio un po' più rilassato, forse. Comunque, per quanto riguarda il secondo episodio della terza stagione di American Gods, il post-it scelto è il giallo fluo. E vabbè, è un caos, però il giallo che avevo usato prima era diverso. L'episodio si chiama Munin, che è il nome di uno dei corvi di Odino, naturalmente è quello che significa memoria, che è un po' il tema dell'episodio, ma non soltanto. Mi è piaciuto perché ancora una volta si stacca dal libro, ma avendo secondo me una coerenza da serie. Cioè, a me non piace quando qualcosa è soltanto un gesto nei confronti di qualcosa che già esiste, appunto, non può essere soltanto il libro c'è già. In più, in questo caso più che in tanti altri, è molto forte la questione di io ho letto il libro, mi sento di conoscere abbastanza la storia, non ho idea di dove si stia andando a parare con la serie. Si comincia con un'immagine di fiamme che ha più o meno la forma di un cavallo, presumibilmente si tratta di, non so se lo dico giusto, Sleipnir, che è il cavallo a otto zampe di Odino, di cui peraltro nel libro ci sono qua e là vari accenni, ma non viene mai effettivamente nominato. Rientra secondo me in quel panorama onirico dell'espressione che ha American Gods libro, che a me ha sempre ipnotizzato, cioè lasciandoti più o meno intuire delle cose, però non proprio. Sai quelle cose che nei sogni sai, ma non sai perché le sai? Teoricamente, quindi, questa scena dovrebbe dirci che Sleipnir è stato liberato dalla macchina, che però dopo si rincarna, cioè dopo torna a essere la macchina e sta bene, secondo me rientra nel quadro dei sacrifici necessari. Shadow, dopo la collisione del treno contro la macchina di Wednesday, è ovviamente un attimo disorientato per un po' e quindi c'è ancora una volta una delle scene di Shadow sulla montagna di Teschi. Di solito questo nel libro si accompagna con delle visioni dell'uomo bufalo che regala a Shadow quelle frasi vaghe e difficili da decifrare che invece qui, in questo caso, non succede. Mentre Shadow ancora non si è ripreso, Odin, Mad Sweeney e Lora si ripigliano invece tra le macerie del relitto del treno e Lora è ancora una volta fatta a pezzi. Mad Sweeney si comporta come se questo incidente non lo avesse stupito molto, è una di quelle cose che nel libro non c'è, quindi sto giudicando soltanto la serie, e Mad Sweeney rientra immediatamente nel modo di comportarsi da lacché di Wednesday, cioè quello che Wednesday chiede Mad Sweeney fa. E in questo caso si tratta di raccattare i pezzetti di Lora, facendo peraltro delle battute su Humpty Dumpty, e metterla nel bagagliaio della macchina. Lo scopo è andare a Cairo, in Illinois. Shadow si ripiglia e, seguito da Munin, comincia a camminare nell'area circostante all'incidente ferroviario. Munin che poi va a riferire ovviamente a Wednesday che cosa stia succedendo. Odin nel frattempo è arrivato nello studio di Ibis, che sta ancora una volta ricucendo Lora, e c'è in questo momento un'inquadratura di Wednesday che sta leggendo un giornale barra, sai, quei tabloid sensazionalistici coi titoloni, che è forse il giornale più ovvio della storia in quanto a foreshadowing. Io mi ricorderò per tutta la vita, una volta a Parigi vidi uno di questi giornaletti, era a metà degli anni 90, i titoli erano c'era Elvis è vivo e l'altro era nasce con due mani sinistre e c'era questo evidente fotomontaggio di una donna con due mani sinistre appoggiate sul tavolo davanti a sé, capolavoro dell'editoria. A questo punto, mentre Lora è lì che si riprende, Mad Sweeney e Odin iniziano a suggerirle due diverse strategie. Mad Sweeney dice che secondo lui devono andare a New Orleans, invece Odin suggerisce a Lora di andare con lui a cercare Argus, perché qualunque cosa sia che devono fare lì potrà ricaricare la moneta fortunata, quella che sta tenendo in vita Lora e che in prossimità di Mad Sweeney continua a proteggerlo con la sua buona sorte. C'è un momento di gag, no? Non si tratta dell'Argo, il cane di Ulisse, bensì di un altro
Argo. Nella mitologia greca, oltre a questi, in totale ce ne sono 9. Si tratta però di Argus Panoptes, cioè l'all seeing, quello che vede tutto, e che ha generato peraltro il modo di dire the eyes of Argus, cioè gli occhi di Argus, che significa essere seguiti, essere pedinati. Shadow, nel frattempo, nella serie può finalmente mostrare quella lingua d'argento, quella natura da con man, di cui si era tanto parlato ma che non si è vista spesso, mentre sta ingenuamente cercando di imbrogliare una negoziante, però viene intercettato. Cosa t'avevo detto? Da Sam Black Crowe. Nel libro le cose sono molto diverse tra Sam e Shadow, per quanto lo sono in quel modo che è sì molto diverso nell'impianto, ma il risultato secondo me è molto simile, l'atmosfera mi è sembrata giusta. Nel libro è lui che la raccoglie mentre lei sta facendo l'autostop da Madison a El Paso, sempre in Illinois. Quindi questo è il punto che nel libro ho evidenziato di più, perché ci sono alcuni pezzi del dialogo che ritornano effettivamente riutilizzati nella serie. Certo, ah ecco, qua vedi, già mi dimenticavo. Il tempo che Shadow passa a vagare in pratica nelle foreste, prima di trovare la civiltà dopo l'incidente ferroviario, aveva un momento di interazione tra Shadow e uno dei corvi di Wednesday. Non era l'unico in realtà ad avere occhi su di lui, c'era un po' questo senso di sorveglianza dall'alto anche nel libro. Però prima lo guarda uno stormo di cardinali rossi e poi questo grosso corvo che parla. Allora, intanto c'è una cosa su cui volevo confrontarmi con te, perché a un certo momento il libro dice, Shadow si chiese quale fosse questo dei corvi di Odin, Hagen or Munin, memory or thought, però è invertito, cioè Munin è memory e Hagen è thought. Non ho mai capito perché sia messo così, se sia una questione di alternanza o meno. Il corvo nel libro inizia a passare da un albero all'altro, chiaramente guidando Shadow, il quale, come nei sogni, si fa molte poche domande e a un certo momento si rivolge al corvo e gli dice: "Hey, say nevermore." E il corvo risponde: "Fuck you." E questo scambio è la ragione per cui ho questa bellissima maglia. Aspetta che te la faccio vedere. Ecco, che dice: "Don't quote me on that." L'ho presa da T-Fury. Che mi piace sempre molto come rivenditore di magliette, però sto giro ho pagato quasi 30 euro di dogana, non so perché. Anche nel libro c'è la discussione che succede tra Shadow e Sam nella serie riguardo alla pronuncia di Cairo, che non è Cairo, e nel libro c'era qui la visione con il Buffalo Man. A un certo momento, prima di incontrare Sam e avendo comprato una baraccaccia di macchina usata, Shadow è stanco, quindi si ferma a un certo momento al lato della strada e dorme. È così che lo trova Sam, gli fa tap tap sul vetro e gli dice: "Hey, tutto bene?" Micro discussione all'inizio e Shadow le chiede: "Chi sei?" E lei risponde: "I'm Sam." E Shadow, perché poverino, è limitato, risponde: "Boy Sam or girl Sam?" Questo secondo me è il germoglio da cui è venuta fuori la discussione che fa con Sam Black Crowe in macchina nella serie a cui arrivo dopo. Un'altra cosa che rimane dritta dal libro è il discorso che sul veicolo su cui sono Shadow e Sam ci sia scritto nella polvere Wash Me, solo che di nuovo nel libro è questa macchina orrenda che Shadow ha comprato usata, invece nella serie è la macchina di Sam. Un altro paio di scambi quando i due mangiano insieme e poi sempre dal libro viene il fatto che Sam sia il risultato di un padre Cherokee e una donna bianca. Nel libro non ne viene specificata la religione, ma è proprio un accenno, ecco, invece nella serie viene problematizzato di più. Lo scopo è raggiungere Cairo, appunto. Quando nel libro Shadow arriva, c'è un altro bizzarro incontro con questa bambina cui di nuovo Shadow si rivolge come in un sogno, facendosi molte poche domande. Poi c'è un grosso cane e un piccolo gatto marrone. Insieme a loro c'è un uomo molto alto con degli occhialini tondi dai bordi dorati. Quando tutti quanti si presentano è piuttosto evidente che si tratta di Jekyll, Ibis, e con ogni probabilità anche nella serie si vede un gatto e io mi aspetto che sia Bast. Se è così, succede una cosa nel libro che io vorrei che succedesse anche nella serie. Una delle ragioni per cui volevo che si arrivasse a questo era anche arrivare a uno dei nodi del libro che io spero la serie non incontri. Ne avevamo già parlato, secondo me, nella review della prima serie. Mads Sweeney nel libro non è un personaggio così rilevante com'è nella serie e, ahimè, incontra una sorte parecchio sfortunata abbastanza in fretta.
E io vorrei che non arrivassimo qui. Però per sicurezza ho segnato nel libro anche i momenti in cui Mad Sweeney si rivolge a Shadow e lo incontra dopo una serie di peripezie e gli dice: hai preso la moneta sbagliata, cosa che a questo punto sanno già tutti quanti, però nel libro è stato attivamente Shadow, insomma, è a lui che Mad Sweeney si rifà e non tanto a Laura. Certo, nel libro a questo punto Mad Sweeney rivela a Shadow il fatto che molti pochi degli incontri che Shadow aveva pensato casuali lo erano veramente. Dietro c'è sempre stata la volontà di Wednesday. Mad Sweeney nel libro parla anche di una profezia. Racconta di una volta che era molto giovane, aveva incontrato una donna sotto le stelle che l'ha lasciato giocare con lei e gli ha letto la sua fortuna e gli ha parlato di quello che poi l'avrebbe portato alla fine. Qui verso la fine del capitolo 8 c'era anche una delle battute che a me piacciono di più in assoluto di tutto il libro. Era una cosa un po' alla grande Gatsby. Ci sono dei momenti in Gatsby in cui qualcuno fa delle domande, in particolare a Nick, e il testo dice soltanto "e lui rispose", ma non dice cosa rispose. Ecco, qui c'è una scena simile, si tratta del solito trick con la moneta di Shadow, che fino adesso Shadow non aveva capito come fare. E quindi il libro dice soltanto: fece di nuovo vedere a Shadow come fare la cosa. Questa volta Shadow lo capì. Ma questo modo in cui suona "this time Shadow got it" a me è sempre piaciuto tantissimo. Nel libro la fase alla funeral home è un lungo periodo di, relativamente lungo periodo, di pace e di respiro per Shadow. Si vedrà. Come nella serie, Sam e Shadow si sono separati. Sam era in strada per andare a El Paso a stare da sua zia. Ulteriormente la si vede nel libro quando viene interrogata da, come al solito, due dei lacchè di Mr. World, che in questo caso sono Mr. Town e Mr. Road, che stanno cercando Stone e Wood, che nel libro sono quelli che avevano interrogato Shadow sul treno invece di già Mr. Town questo giro. Quindi, tornando indietro nella serie, quando arriviamo a quella che il libro chiama la casa dei morti, cioè quella di Ibis e Jekyll, Ibis racconta la storia di Io, Era e Zeus. Presumibilmente lo racconta a questo gatto, appunto, che io confido essere Bast. Argus viene dipinto spesso nell'arte di origine mitologica come coperto di occhi, e mi è piaciuto molto il modo in cui la serie ha riutilizzato questa cosa. Naturalmente il mito, appunto, viene dalla tradizione della mitologia greca, ma la serie va più avanti, per cui racconta di Era che fa sì che Argus rinasca sotto forma, in pratica, di dio della sorveglianza. Mi piace questo modo in cui i vecchi dei e gli nuovi dei non sono due squadre così chiaramente delimitate bianco e nero, cioè ci sono dei casi di adattamento, ci sono dei casi in cui da antichi dei ci si può comunque unire a quelli nuovi. Mi sembra molto più stimolante così. Il logo di Argus si era già visto prima, durante questa stagione, sui mega schermi, forse anche altrove. Sicuramente c'è sul drone che uno dei corvi di Odin tira giù. A questo punto arriva uno dei momenti più controversi, secondo me, di questo episodio, cioè New Media. Di nuovo, secondo me bisogna fare di necessità virtù, cioè è inutile che io mi lamenti di nuova media. Certo, far dire a Technical Boy "non capisco come questo sia un upgrade", cioè è un po' crudele così. Scusa, prima avevi Gillian Anderson vestita da Marilyn Monroe, qui secondo me si fa il meglio che si può. Mi piace tutto sommato questa nuova media e mi piace il modo in cui fa l'occhiolino a quella vecchia usando il filtro da Marilyn Monroe. L'idea era di, appunto, avere qualcosa di più recente, che parlasse di hashtag e di emoji e quant'altro. È vero quello che New Media aveva detto, i riferimenti erano tutti di un'altra epoca, secondo me aveva senso così, però mi farà andare bene anche questa. Nel frattempo Wednesday e Laura se ne vanno in giro per le memorie di Argus, per quello si diceva il tema della memoria attraversa un po' tutto l'episodio. Una serie di sacrifici vengono fatti lungo la strada, quello della biblioteca di Alessandria. Fa sempre male pensarci, secondo me, all'incendio della biblioteca di Alessandria. E poi c'è il sacrificio di una mucca, che è difficile da guardare, a me questo genere di cose danno un po' fastidio, però il risultato è che dopo presumibilmente si rincarni Io, donna, invece che mucca, e Wednesday estragga questa specie di bacchetta che potrebbe essere la manifestazione del, adesso non mi viene il nome, di Hermes. Gli serve per armare Laura, ovviamente, di lì a poco.
Io non capisco perché Mad Sweeney comunque abbia scelto di andare a New Orleans sapendo che stare lontano da Laura gli riporta la sciagura immane, la sequenza di sfighe inarrestabili che risultano dal suo essere lontano dalla moneta. Io ero molto 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 spaventata, visto il discorso di qui sopra, quando a Mad Sweeney cominciano a succederne di tutti i colori. In particolare però ho notato, c'è la scena quando dà fuoco in pratica alla barchetta sul lago, e secondo me Mad Sweeney non salta nel lago perché in alcune teorie i fae o le fairies hanno paura dell'acqua perché li può bruciare, specialmente se è sporca. Ti ricordi che nell'episodio precedente ci si era divisi tutti in squadre? Ne manca una di squadre, quella composta da Salim e da Lifrit, che sono andati al Corn Palace, che effettivamente è Porn Palace, solo che il neon in alcuni pezzi non funziona. L'ho trovato geniale. Qui incontrano un uomo che nei credits è identificato come Naskinian, che significa tra le altre cose bufalo pazzo. È uno spirito malvagio della mitologia Lakota che è il risultato dell'unione incestuosa di due spiriti della distruzione ed è il figlio del fratello di Iktomi, che è quello da cui stiamo andando. Naturalmente le scene si alternano e Shadow e Sam intanto nella serie sono in macchina. La macchina è di Sam ancora una volta ed è piena di souvenir di attrazioni al bordo della strada, quindi sembra lasciare intuire che Sam sia molto soggetta al fascino, a sentire quel potere di cui parlava Wednesday, no? Che attira la gente che vuole credere. In questo momento Sam parla di Finds Them and Kills Them, cioè Osh-Tish in lingua Crow. Nel 1990 la lingua Crow era parlata da 4.280 persone e nel 2007 già da 3.500. Osh-Tish era un esponente del terzo genere, un Two Spirit, questo secondo la filosofia Pan-Indian, cioè l'unità tra i gruppi indigeni americani. Era una figura molto amata, ricercatissima e estremamente rispettata. Combatté nella battaglia del Rosebud il 17 giugno del 1876, cosa che io qua ho trovato un sacco di info interessanti, quindi te le rimbalzo perché le ho trovate bellissime. Questa storia della battaglia del Rosebud ci è stata raccontata da Pretty Shield, una donna di medicina di cui esiste la biografia, che è forse la prima testimonianza della vita di una donna nativa americana. Il padre di Pretty Shield si chiamava Kills in the Night e il suo compagno Goes Ahead, o anche First One, era uno scout, e i resoconti di Goes Ahead sono stati assolutamente cruciali per la ricostruzione storica dell'epoca. Comunque, anche Sam, a quanto pare, è una Two Spirit, è un terzo genere, e a questo proposito a un certo momento Shadow guarda il suo tatuaggio, che secondo me potrebbe sia essere il discorso di queste due anime che in lei convivono, sia c'è il Buffalo Man nel libro, no? Quella sembra proprio un teschio del genere con due corvi sopra. Al Corn Palace il genio è diffidente nei confronti di Iktomi, il che è ragionevole perché si tratta di un dio trickster, tanto quanto Anansi. Tanto quanto Anansi, peraltro, spesso è raffigurato come uno spider trickster, cioè a sua volta un ragno. La mitologia Lakota, ho letto, è un sistema di credo vivo e c'è una profezia che diceva che Iktomi avrebbe presto disteso la propria rete su tutta la Terra. Oggi alcuni nativi americani pensano che questa profezia si riferisse al telefono prima e alla World Wide Web dopo. Quindi magari noi dobbiamo tutto a Iktomi. Comunque, visto che Iktomi appunto è un trickster, il genio saggiamente rifiuta sia da bere che da fumare. Grazie, no, guarda, devo giusto fare questa cosa e poi andiamo via. E Iktomi dà al genio e a Salim Gungir e il germoglio di una piantina. Qua anche i pareri si dividono, potrebbe essere un germoglio di Yggdrasil oppure potrebbe essere un germoglio di Vischio, che in questo caso potrebbe essere letale agli dèi. Nel libro, quando viene nominato Iktomi, c'è un momento stupendo, secondo me. Anche qui si ha a che fare con suo nipote, che però non viene nominato, se non dico una fesseria. E Iktomi viene chiamato Whiskey Jack. Però a un certo momento, invece di Whiskey Jack, Shadow sente una cosa diversa. Sente Whiskey Jack,
che è un Manitou, cioè un grande spirito delle gru. Come sempre in American Gods, il modo organico di mescolarsi delle cose faceva sì che in tanti casi tu non potessi essere sicuro al 2000% di cosa si stesse parlando, e come dico sempre, parte del suo fascino secondo me era lì. A questo punto Salim e il genio se ne vanno, e mentre lo fanno, nelle crepe del terreno si legge il leggendario Somewhere in America, che si era visto varie volte durante la prima stagione, che è un ritornello, come un refrain che succede spesso nel libro. La serie qua andava avanti, c'erano ancora un po' di scambi tra Sam e Shadow, uno scambio tra Tech Boy e New Media che poi spiega l'interazione successiva, per cui Tech Boy è secondo me giustamente un po' diffidente nei confronti di questa nuova media. Mad Sweeney sempre con una sequenza infinita di sfighe, incluso il tour bus di Christian Rockers. E si arriva un po' allo showdown finale con Technical Boy e New Media, che arrivano da Argus, e più o meno nello stesso momento arrivano anche Wednesday e Laura. Wednesday convince Laura a uccidere Argus e Technical Boy capisce subito che non gli conviene fermarla. C'è un momento squisitamente perverso di interazione tra Argus e New Media, e poi arriva Laura a fare quello che deve fare, uccide Argus e per un attimo sembra tornare viva. Promettente secondo me per quello che arriverà in futuro il discorso che continua a fare Wednesday a Laura, cioè continua a cercare di mettere distanza nella sua mente tra Shadow e il suo voler essere viva. Cioè Wednesday sembra avere molto a cuore il fatto che Laura capisca che le due cose non coincidono. Intanto Shadow arriva finalmente al funeral parlor, lo accolgono, non ho capito se erano delle lucciole o magari dei willow wisps, e quando arriva Wednesday lo aspettava. Di nuovo, questo è molto diverso dal libro, quindi io non so necessariamente cosa aspettarmi. Nel libro adesso sarebbe partito questo momento di relativa pace e quasi chiarezza emotiva e mentale per Shadow. Il fatto che ci sia Wednesday, secondo me, ci garantisce che tutto ci possiamo aspettare fuorché chiarezza. Fammi sapere se anche a te, come a me, questo episodio ha convinto più di quelli precedenti, o se, come sospetto io, i miei giudizi degli episodi precedenti erano un pochino troppo solti. Io personalmente, per amor di completezza, forse preferirei riuscire a fare un video a settimana per American Gods, però invece fammi sapere se preferisci che io accorpi più episodi in un video soltanto. Spero che qualcosa delle informazioni che ho raggranellato su quello che American Gods la serie ci ha fatto intravedere questa settimana ti abbia incuriosito. Come sempre, tra l'altro, io spero che anche con le mie spesso disarticolate critiche questo non ti fermi né dal voler vedere la serie né dal voler leggere il libro, specialmente adesso che sono due esperienze decisamente diverse. Basta, credo di aver detto tutto, ti abbraccio e se ti va ci vediamo domani sera con la live del GDL e del GDV. Adesso non ho più la formula, non so più come salutarti, farò così a strappo. Ciao!